Corto. Tendenza. Azione. Finisci di lavarti. Sciarpa, butta, butta. Apri. Guarda, guarda la telecamera. No, non ridere. Vai. Dai, fai giocare anche me. Ale, vatti, Ale, non sai fare niente. Così perderai tutti gli amici che hai. Maurizio. Esci. Vai Mauro. Aspetta. Beh, per fare la sua parte. Aspetta. Se lui è messo qua, mi guarda, posso leggere così. Scusa. Aspetta. Neanche a parlare. Silenzio. Avvicinati alla luce di là. Mi vedo io. Ora sì. Intanto voglio dire questo, che il primo premio, quello che si prende per ultimo, è stato dato all'unanimità immediatamente, cioè non c'è stata nessuna discussione. Questa è una cosa molto curiosa, non succede, nella mia esperienza personale, mai successo in alcuna giuria. Diciamo, la giuria ha giudicato meritevole del primo premio questo corto, di cui ancora non vi dico il titolo, sottolineando la qualità delle immagini, lì dove per qualità non si intende proprio la limpidezza, ma la qualità, cioè il modo di raccontare per immagini, il senso di cinema che c'è in questo cortometraggio, perché c'è un'idea di cinema, un modo di mettere in scena, l'intensità espressiva del protagonista, al quale mi permetto di consigliare di fare questo mestiere perché sembra fatto apposta, sembra che l'abbiano inventato per fare l'attore di cinema, e l'equilibrio, il grande equilibrio che è stato suggerito dal nostro musicista, cioè Salerno, tra la musica e il suono, quello che è proprio il suono, che nel cinema non ha un nome molto diverso, cioè quello che raccoglie insieme, oltre alle parole, l'ambiente e la situazione, che è una cosa che, diciamo, quando noi lo ascoltiamo nei film ci sembra tutto normale, invece è forse la struttura tecnica più complicata della messa cinematografica. Questo film è il tema di Giorgio Vespasiano.